Chiese quindi licenza e abbracciato di nuovo il padrone di casa e tutti quelli che trovandosi più vicini a lui poterono impadronirsi in un momento. Si liberò da essi a fatica. Ebbe a combatterne nell'anticamera per sbrigarsi dei servitori e anche dei bravi che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio. E si trovò nella strada portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo fino alla porta della città, dove uscì cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato, il fratello dell'ucciso e il parentado che si erano aspettati di assaporare in quel giorno la triste gioia dell'orgoglio. Si trovarono invece ripieni dalla gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia si trattenne ancora qualche tempo, con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato andando là. Invece di soddisfazioni prese, di soprusi mendicati, di impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione e taluno, che per la 50ª volta, avrebbe raccontato come il conte Muzio, suo padre, avesse saputo, in quella famosa congiuntura, far restare a dovere il marchese Stanislao, che era quel rodomonte che ognuno sa. Parlò invece delle penitenze e della pazienza mirabile di un fra Simone, morto molti anni prima. Partito dalla compagnia, il padrone, ancora tutto commosso, riandava tra sé con meraviglia ciò che aveva inteso, ciò che il medesimo aveva detto, e borbottava tra i denti: diavolo d'un frate, bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole. Diavolo d'un frate, se rimaneva lì in ginocchio ancora un po', quasi quasi gli chiedeva scusa io, che mi abbia ammazzato il fratello. La nostra storia noto espressamente che da quel giorno in poi quel signore fu un po' meno precipitoso, un po' più all'amaro. Il padre Cristoforo camminava con una consolazione che non avevo mai più provato dopo quel giorno terribile, ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrato. Il silenzio che era imposto ai novizi l'osservava senza vedersene, assorto com'era nel pensiero delle fatiche, delle privazioni, delle umiliazioni che avrebbe sofferto per riscontrare il suo fallo. Fermandosi all'ora della refezione, presso un benefattore, mangiò con una specie di voluttà del pane del perdono, ma ne serbò un pezzo e lo ripose nella sporta per tenerla come un ricordo perpetuo. Non è nostro disegno di farla stare nella sua vita claustrale. Diremmo soltanto che adempiendo sempre con gran voglia e con gran cura gli uffici che gli venivano ordinariamente assegnati, di predicare e di assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un'occasione di esercitare due altre che si era imposto da sé: accomodare differenze, proteggere gli oppressi. E questo genio entrava per qualche parte, senza che egli se ne avvedesse, con la sua vecchia abitudine e un resticciolo. Gli spiriti guerreschi, quelle umiliazioni e le macerazioni non avevano potuto spegnere del tutto, il suo linguaggio era abitualmente umile e posato. Ma quando si trattasse di giustizia e di verità combattuta, l'uomo si animava a un tratto dell'impeto antico, che secondato e modificato da un'enfasi solenne venuta dall'uso del predicare. Dava a quel linguaggio un carattere singolare, tutto il suo contegno, come l'aspetto, annunziava una lunga guerra tra un'indole focosa, risentita e una volontà opposta. Abitualmente vittoriosa, sempre allerta e diretta da motivi e da ispirazioni superiori, un suo confraterno ed amico, che lo conosceva bene, l'aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale,
E alcuni, anche ben educati, pronunciano con della passione tra bocca, smozzicata, con qualche lettera mutata, parole che in quel travisamento fanno però ricordare della loro energia primitiva. Se una povera era sconosciuta nel triste caso di Lucia avesse chiesto l'aiuto di Padre Cristoforo, gli sarebbe corso immediatamente. Trattandosi poi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine, in quanto conosceva e ammirava l'innocenza di lei, che era già in pensiero per i suoi pericoli, e sentiva un'indignazione santa per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. Oltre di ciò, aveva consigliato per il meno male non palesare nulla. Distrasse inquieta, temeva ora che il consiglio potesse aver prodotto qualche triste effetto. Era sollecitudine di carità che era in lui come ingenita, come congenita. Un certo strafalcione in questo libro. Lui sarà anche stato un mito, no? Ci sono certi strafalcioni. Aggiungeva in questo caso dell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i buoni. Ma intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato, si è affacciato all'uscio. E le donne, lasciando il manico dell'aspo, che faceva girare e stridere, si sono alzate dicendo alla voce: «Oh, padre Cristoforo, sia benedetto!» Il quale padre Cristoforo si fermò a rito sulla soglia e appena ebbe dato un'occhiata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi, onde con quel tono di interrogazione che va incontro a una triste risposta, alzando le labbra con un moto leggero dalla testa all'indietro, disse: «Bene?» Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a fare le scuse d'aver osato. Ma il frate si avanzò e misesi a sedere su un panchetto a tre piedi. Trovò i complimenti dicendo a Lucia: «Acquietatevi, povera figliola». E poi disse poi ad Agnese: «Raccontatemi cosa c'è». Mentre la buona donna faceva la maglia la sua dolorosa relazione. Il frate diventava di mille colori e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia, si coprì il volto con le mani ed esclamò: «Dio benedetto, fino a quando?» Ma senza compiere la frase, voltandosi di nuovo alle donne: «Poverete», disse, «Dio vi ha visitate, povera Lucia». «Non ci abbandonerà, padre», disse questa singhiozzando. «Abbandonarvi», rispose. «E con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me quando mi avessi abbandonato? Voi in questo stato, voi che mi confide, non vi perdete d'animo, egli vi assisterà, egli vede tutto. E li può servirsi anche di un uomo da nulla come sono io, per confondermi. Vediamo, pensiamo a quel che si possa fare».